Buonasera, buonasera. Altro video in italiano. Vetture italiane, come abbiamo detto. Il nuovo trend di quest'anno è che quando ci sono soggetti italiani si fa un video, una presentazione in italiano. Questo è un modello che ho fatto ormai 2 o 3 anni fa, mi sembra, non è freschissimo. È una modifica fatta su base Revel. Per ottenere la F50 GT, che era la versione Gran Turismo estrema della già estrema F50, la supercar degli anni 90. Il modello che ho utilizzato in questo caso è stato il Revel, quindi non il Tamiya, che è più bello come plastiche, è più bello come tutto, no? Tamiya sono mostruosamente più belli dei Revel, ma avevo una scatola di un Revel lì da utilizzare, e quindi la mia idea è stata quella di fare la versione GT. Versione GT che, se la vedete finita, è simile parecchio alla versione normale della F50, però nel dettaglio ha delle particolarità che la rendono unica. Nella fattispecie ha la parte frontale che è molto diversa dalla F50 stradale perché ha i passaruota allargati. Ha i passaruota allargati, ha un lip frontale molto più pronunciato rispetto alla versione della F50 normale. Le prese d'aria sono differenti rispetto a quelle della F50 normale. Ci sono delle prese d'aria NACA sul cofano. I due oblò principali delle prese d'aria del radiatore sono diverse rispetto anche loro alla versione normale. Non ultimo il posteriore, la macchina anche qui è parecchio diversa perché ha una griglia motore che è molto diversa dalla griglia motore trasparente che aveva la F50 normale. Questa è una griglia motore chiusa, probabilmente fatta, anzi quasi sicuramente fatta in carbonio. Non ha il tipico montante posteriore per l'alettone che hanno le versioni standard, quindi all'alettone staccato come le vetture GT, e anche tutta la parte del posteriore è diversa, quindi sono parecchie le differenze. La fiancata, nel caso specifico, ha anche questo taglio che riprende la linea della minigonna che parte dal passaruota. Ha accumulato un pochettino di polvere nel corso dell'anno, ma molto semplice pulire. Io quando pulisco i modelli utilizzo dei Kolinsky della Winsor & Newton di pura martora. Sono pennelli molto costosi, però sono delle spazzole delicatissime che non fanno alcun tipo di danno. Altra cosa non facile in questo modello è stata la realizzazione delle ruote, nel senso che io l'ho fatta prima di conoscere i ragazzi che lavorano in 3D, cosa per cui mi sarebbe stata estremamente più facile ottenere le ruote. Queste sono ruote ottenute dalla ruota di serie, quindi io praticamente ho rifatto completamente la stella centrale col monodado, ho adattato il pneumatico, il Pilot SX che utilizzava la F50 GT. E quindi questo è quanto. Tutta la modifica ovviamente è molto impegnativa, non è una modifica semplice da fare, non è una diciamo non è una passeggiata, ecco. Tutto il modello, volendo, era disponibile già come kit in resina pronto, fatto dalla APM ditta giapponese che ha fatto anche le 458 GT2, molto belle, parecchio costose come tutti i kit in resina completi, tra l'altro. Ah, dimenticavo anche che nelle modifiche c'è anche ovviamente la presa d'aria sul tetto, una presa d'aria bombata che riprende la linea del tetto e che va rastremata con la linea del montante dell'unotto posteriore. Per me non è stato un modello particolarmente difficile da fare perché avevo già in mente la maniera di fare le varie modifiche, soprattutto alla parte centrale, perché queste parti qui devono essere raccordate in un modo estremamente preciso ed estremamente pulito, quindi non ci possono essere
grafi di carrozzeria o parti che rimangono brutte, diciamo, ruvide, e quindi già qui avevo abbastanza le idee chiare su come muovermi, su che materiali utilizzare. Io in genere utilizzo sempre del plastica molto duro, in quanto la durezza del plastica, per quanto sia difficile da lavorare, ti rende molto più facile la vita alla fine, in quanto non hai molte porosità e quindi è molto più facile da lavorare. La parte posteriore, la parete posteriore l'ho ottenuta, vediamo se riesco a inquadrarla meglio, l'ho ottenuta essenzialmente rilavorando la parte del trasparente originario del kit e rifacendo, accumula polvere sta carogna, e rifacendo praticamente lo schema della disposizione delle varie griglie e ricostruendo le due nacche. Chiaramente un pezzo autocostruito, quindi è forse la parte più difficile di tutto il modello assieme alle ruote. Ecco, però diciamo che se qualcuno ha dimestichezza con le stampanti 3D, perlomeno le ruote e quell'1.8 sono molto più facili da fare, non così il discorso del muso, nel senso che il muso comunque ha una forma sua tutta particolare e quello va lavorato, a meno che di non fare. Ma non si riesce neanche a fare la parte dell'anteriore staccata, nel senso che il body quello è e quello deve rimanere, perciò è inutile fare tagli di carrozzeria che poi sono anche complicati da riprendere, soprattutto se fatti in resina. La vettura ormai ha diversi anni, non il mio modello, dico la vettura reale, quindi anche l'interesse modellistico è un po' scemato su questo tipo di soggetti. Dovete trovare veramente l'appassionato di Ferrari particolari. Secondo me comunque è una macchina bellissima, è una macchina che assolutamente per la sua particolarità deve stare in una collezione di vetture particolari. Ricordo che io forse sono l'ultima persona a cui piace il modello standard da kit e possibilmente di vetture stradali, quindi per me questo è abbastanza un must modello da avere in collezione. La ritengo abbastanza benvenuta, ecco la parte forse più triste, l'abitacolo, in quanto essendo un abitacolo nero io avevo più che altro organizzato un roll bar guardando le varie fotografie e posizionato un paio di centraline all'interno, ma si vede veramente poco e bisogna proprio andarlo a cercare col lanternino. Il volante è un volante da corsa di quelli standard, quindi la macchina montava un volante da corsa tipico degli anni 90, quindi tipico delle vetture. Credo di aver usato un volante del DTM, se non sbaglio, per questa macchina qui. Però, ripeto, tutto l'abitacolo rimane particolarmente poco visibile perché questa versione non aveva la possibilità di diventare uno Spider come la F50 normale, quindi questa era esclusivamente chiusa come vettura. A me piace moltissimo, spero che piaccia anche a voi e niente, continuo a fare video di soggetti italiani in lingua italiana. Grazie dell'attenzione.